Pronto, pronto. Partono male. E Cavern. Dal gruppo invece colgono un buon break per le corsie interne. Avoncic insieme a Brandos Mami, a largo anche Lilium veloce. In seconda linea c'è Drone Light che precede laddove, a largo Valdan Truils, poi Zandonai, David Zamindar che ha recuperato, così come Caveran che rimane nel retrovie insieme a Tidy Mind. In avanti Avoncic all'interno, in giubba gialla al suo fianco con la giubba turchese Lilium, tra i due grigio Zandonai, all'esterno Drone Light in giubba azzurra con il cap giallo che è ancora più a largo con i bracciali Tidy Mind che anticipa costantemente Valdan Truils che è a largo di tutti. In seconda linea Caveran in giubba bianca con il cap verde, poi ancora la stessa Brandos Mami più dietro laddove, mentre David Zamindar perde terreno. Avoncic, Lilium e Drone Light in aperta bagarre su Zandonai che trova lo spazio con le maniere forti anticipando la stessa Caveran. Drone Light che è in vantaggio su Zandonai e Caveran che scattano di fuori. Il grigio Zandonai è passato di prepotenza e questa volta la pizzica davanti a Caveran e Drone Light che completano la terna. E questa volta non ce n'è per nessuno, Zandonai è ingranato la quarta, è venuto via secco e ha chiuso la partita. Vincenzo Varchetta per questo grigio del signor Goldin ai colori e al training. E beh, Zandonai era uno dei papabili e in effetti va a vincere nei confronti di Caveran. Poi Drone Light che corre molto bene e finisce al terzo posto precedendo Avoncic.